sia pronto per... Sens! Dov'è il puzzle? È proprio lì, su... in per terra. Credimi, non c'è nessun modo che può superare questo puzzle. Non potrei in alcun modo superare questo puzzle. Oh, what? E che ganesha di puzzle? Monster Kid World Search. Cosa? Sono tipo le parole quelle da trovare. Ma perché c'è Junch Fringing da trovare? E c'è scritto Junch Fringing. La prima parola è quella. Sens! Non ho fatto assolutamente niente! Ops. Sapevo di dover usare le parole crociate. Le parole crociate di oggi. Cosa? Parole crociate? Non posso credere che hai detto quello! Per mia opinione! Junior Jumble è facilmente il più difficile! Cosa? Davvero? Fratello! Quello è facilissimo! È per gli ossini! Perché ossi, bambini, ossini, capito? Ah, inconcepibile! Umano! Risolvi questa disputa! Qual è più difficile, Jumble o Crossword? Ma le Crossword sono... Non so cosa sono i Jumble! Non lo so! Ah! Però le parole crociate sono difficili. Jumble, più difficile. Sì! Ah no, ho fatto il contrario. Umano! L'umano deve essere molto intelligente. Se devo trovare un Junior Jumble, sono difficile. Grazie per aver detto Junior Jumble solo per appagare a mio fratello. No! E Rini si è trovato bloccato cercando di risolvere l'oroscopo. Ma perché? Oh, qua abbiamo un bellissimo punto di salvataggio. Conoscendo che il topo potremmo uscire, potremmo trovare una strada per mangiare gli spaghetti, ti riempie il cuore di determinazione. What? Perché gli spaghetti? È una lotta fra da papaios. Umano! Mangia questi spaghetti di gusto! Piccolo avvertimento, questi spaghetti sono una trappola. Fatta per tentarti! Sarai così indaffarato a mangiarli che non capirai cosa sta succedendo! Fregato dal grande papaios. Papaios. Dai, li mangiamo, va bene. E spaghetti congelati. È così freddo che è bloccato sul tavolo. Ma è un microfonde, sì. È un microonde non ha collegato la corrente. E tutti i settaggi dicono spaghetti. Molto interessante. Volete forse dirmi che Papyrus ama gli spaghetti? Attenzione! Matrimonio di cani? What? Mi sono cagato addosso. No, questo qui mi ha killato! Beh, possiamo anche... Aspetta. È bellissimo! Risparmiamolo. No, qua... Oddio, qua... Cos'è questa cosa? Va bene. Ho una mappa con una X. Non è per qualcosa. Quindi qua c'è una roccia. Qua c'è un albero. Lì c'è un albero. Tra due alberi. Qui. Ok, mi ha detto che c'era un interruttore. L'ho premuto, adesso è bloccato. Ok, ho capito. Sì, era abbastanza semplice, ok. No, sono io che ero stupido. Io non ho chiamato la morte. Cos'è questo odore? Dov'è questo odore? Se tu sei un odore, identifica your smell. Identifica odor te stesso. Ecco qui quello strano odore. Mi fa venire voglia di eliminarti.
What? Dogami dogaressa. Riannusa. Cosa? Cos'è? Come si schiva? Ma che? Ok, questi non mi devo muovere. Ok. Rotolati. Ah, ok. Oh. Oddio, no, mi ha preso lo stesso, infame. Ok, mi sono rotolato nella neve. Quindi, adesso fammi riannusare. No, come lo evito? Come lo evita? Ma perché? I cani pensano che io sia... Come lo evito? Ciambella ragni, cara crostata. Cosa? Mangia la ciambella. Ma dai. In pieno. No, c'è qualcos'altro che devo fare. Ok. 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 Ah. Cosa? Accarezzato da una... Wow, accarezzato... Come lo evito? Seriamente, io non lo so come lo evito sto attacco qua di merda. Non riesco a capire, probabilmente... Cosa c'è scritto? Un cane che accarezza un cane! Incredibile! Oh no! Ma che sei incredibile tu! Ok, Dio, ho vinto, ma per pochissimo. Cani che accarezzano altri cani, un nuovo mondo si è aperto per noi. Grazie, strano cucciolo. Vi prego, cosa c'è scritto qua? Ok, fai diventare ogni X un cerchio e dopo premi il bottone. Sto rischiando tantissimo comunque, perché ho 0 HP. Cosa? Come hai evitato la mia trappola? E più importante... Cosa? Ce n'è ancora un po' per me? Ah, di spaghetti! Cosa dici a papà, a spaghetti, sì, a Papyrus riguardo ai suoi spaghetti? Li ha mangiati, Papyrus? Davvero? Wow! Nessuno ha mai apprezzato la mia cucina prima! Molto bene, allora. Non preoccuparti, Mano. Io, il Mastro Chef Papyrus, ti farò tutta la pasta che tu vorrai. E niela alla fine, però, stavolta. Mio fratello ha iniziato una collezione di calze, recentemente. Che strano. A qualche volta mi chiedo... Cosa farebbe se... cosa farebbe senza un ragazzo così figo a prendersi cura di lui? Umano! Come posso dirlo? Hai impiegato tantissimo tempo a arrivare, così ho deciso di rendere il puzzle più difficile. Ha reso con la neve qualcosa uguale alla sua faccia, non l'ho capita. Ah, è vero, guardate! Queste sono la X e queste sono... è la bocca, sì, ok, forse è vero. Lo so, no? Boh, forse non lo so. Non lo sapremo mai. Sfortunatamente la neve si è congelata per terra. Adesso la soluzione è diversa. E, come sempre, il mio fratello pigro è da qualche parte in giro. Non preoccuparti, umano, con il matello che sbalza. Io, il grande Papyrus, risolverò questa cosa, non lo so. Così dopo potremo entrambi procedere. Nel frattempo,
Sì, sei libero di provare il puzzle da solo. Proverò a non darti la risposta. È la soluzione giusta? Non lo so. Wow, l'hai risolto! E l'hai fatto senza nemmeno il mio aiuto! Incredibile! Sono impressionato! Devi tenere molto ai puzzle, come proprio come me. Beh, sono sicuro che tu amerai il prossimo puzzle allora. Potrebbe perfino essere troppo semplice per tu. Niè! Wow, Papyrus, davvero? Oh, c'è un senso! Buon lavoro! Buon lavoro a risolvere quel puzzle così velocemente. Non hai nemmeno avuto bisogno del mio aiuto. Il che è buono, perché amo non fare assolutamente niente. Amo fare assolutamente niente. Ehi, è l'umano! Amerai questo puzzle. È stato fatto dal grande dottor Alphys. Sì, vedi questi quadrati? Una volta che girerò questa leva, cominceranno a cambiare colore. Ogni colore ha una funzione differente. Quelli rossi sono impassabili, non puoi camminare sopra loro. Quelli gialli sono elettrificati, ti faranno prendere una scossa, ti elettrificheranno. Quelli verdi sono degli allarmi. Se ti fermi su di loro... Ah, ok, allora sono fanno un allarme in pratica. Dovrei combattere un mostro. Quelli arancioni sono orancianescenti. Ah, sono al profumo di arancia. Ti faranno diventare delizioso. Ti faranno profumare in modo delizioso. E quelli blu sono d'acqua. Nuotaci attraverso se ti piace, ma se c'hai di arance, i piranha ti morderanno. In più, se uno di quelli blu è vicino a uno di quelli gialli, l'acqua ti elettrificherà. I blu sono i viola sono scivolosi e ti faranno scivolare sul prossimo quadrato. Comunque, il sapone scivoloso sa di limoni. Che i piranha non. Ai cui i piranha non piace! Viola e blu sono ok! Finalmente! Quelli verdi? Quelli. Cosa? Quelli rosa? Non fanno assolutamente niente! Cammina su tutti quelli che vuoi! Capito? Oh, no, non mi ricordo già più! Ripetili per favore! Ok! Penso che mi ripeterò! Quelli rossi sono insuperabili! Quelli gialli sono impossibili. Quelli blu di Fernando Pesce. Non erano quelli verdi dei mostri? Su quelli verdi sono con l'acqua dentro. Quelli arancia ti faranno sapere di arancia. Se tu stai sull'arancia, non fermarti sul verde. Marroni? Aspetta un attimo! Non ce n'erano di marroni! I viola sanno di limone! Perché non quelli gialli non sanno di limone? Aspetta un attimo, ho scambiato verde e blu. Io sto scambiando inglese con italiano. I blu hanno l'acqua, i blu hanno acqua. E quelli rosa, no, ricordo. Aspetta un attimo, questi non facevano niente. Ok, hai capito meglio? Allora, rossi sono insuperabili, blu di qua. Ancora meno, effettivamente ho capito ancora meno. Ok, o sai cosa? Che dici di fare questo puzzle da solo? Ti lascerò le istruzioni, leggile. Quando le hai capite, puoi girare la leva e farlo da solo. Buona fortuna. Ma davvero? Cosa? Veramente quegli spaghetti di prima non erano troppo male per mio fratello. Da quando ho iniziato le lezioni di cucina, si sta
No, non mi ricordo, improving è una cazzata di parola. Il suo significato in inglese? Sta diventando più bravo in pratica, ecco. Spero che continui a farlo. Magari l'anno prossimo sarà capace di cucinare qualcosa di addirittura mangiabile. È scritto in gallinese? Come non sta funzionando? Volevo farlo funzionare. Ma cosa? Volevo provarlo. C'è un cane attaccato al ghiaccio. Sapendo che il cane non smetterà mai di provare a fare il pupazzino perfetto, ti rendi di determinazione. Non ho salvato. Ok, visto che quei cani, coi cantini, cani. What the fuck, Papyrus? Ah, si può andare in diagonale. È uno snob Papyrus. No! Cioè, presuppongo che questo l'abbia fatto Papyrus e questo è quello che abbia fatto senso. Molto interessante, Papyrus. Molto interessante. Così. Così. Così mi fa così. Poi così, così. Così, così. Così, così. Così. Quanto ci voleva risolverlo? Piegato, era una cavolata! Quanti alberi dovrei dire? Perché ho avuto della neve sulla testa? Oh, ciao Sans! Sans è meglio! Ehi, come va? Oh, cosa sono questi? Ehi, dirai, mi stai seguendo? Come hai fatto? Sans eri dall'altra parte un attimo fa! Innanzitutto dove è una porta? Come apro? È una porta, non lo sapremo mai. È molto strano, non so dove sia finito. Va bene. Guardalo, come fa a essere in due posti contemporaneamente? Questo uomo non è normale. Questo scheletro. Qua c'è una cuccia per cani. Wolf. C'è scritto Wolf, non sto scherzando, c'è scritto Wolf. Che piccola casetta per cani. Ho capito! Intanto è successa una scena. Oh no! Scusate, avevo un attimo spento la registrazione perché mi stava finendo la cosa. È il grande cane, come il grande Papyrus. Bacon. Fa 5 di danno! Snoopies? No! Ho mangiato un pezzo dello snowman! Ma me lo resi infame! Cosa? No! No! Play! Allora, ho fatto una palla di neve, l'ho lanciata e adesso il cane è molto stanco. Posa la sua testa su di te. No! Giocamelo! Cos'è un TLC? Cos'è un TLC? Vuoi un DLC? Anch'io voglio un DLC di Undertale.
Ma non l'ho ancora creato la sufficienza. No, 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 no. No. Non perdere la tua determinazione. Bacon? No, il cane! No! Ho interrotto la registrazione, perdono. Non perdere la tua determinazione. Gna 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 gna. Ignora? Oddio! Au! Non accade nient'altro, no, barbarf, tuo amico. Oh no! Va bene. Agisci! Allora dovrei ignora! Perché si avvicina tutte le volte! Bellissimo! È tutto qua quello che devo fare, potevate dirlo subito! Decide che sei troppo noioso! Ma veramente! Tutto qui! Quali nuove sfide e soprattutto puzzle avranno in mente il grande Papyrus e Sans? Beh, scopriamolo insieme nel prossimo episodio di Undertale!